Ho ripreso in mano il libro Theory and Practice of Brief Therapy di Simon Batman e Alan Garman. Batman, a quanto mi risulta, è praticamente sconosciuto in Italia, il che è un peccato perché è stato, soprattutto negli anni 80-90, molto interessante dal punto di vista delle brief therapies, delle terapie brevi. Ha scritto cose interessanti, ha scritto anche un libro con Michael Lloyd e Steven Friedman, The First Session in Brief Therapy. Garman invece lo conosciamo un po' di più perché ha scritto è stata curata l'edizione italiana del suo manualone di terapia della famiglia, edito da Bollati e Boringhieri, che non mi paga per parlare di questo libro, molto interessante, con diversi contributi e un po' più conosciuto anche al pubblico italiano. Dicevo, stavo rivedendo Theory and Practice of Brief Therapy e devo dire che è molto interessante come libro. Peraltro, nonostante la sua veneranda età, 30 anni, in uno scambio epistolare con Michael Iacco, lui stesso diceva questo è un evergreen. E la cosa interessante che volevo condividere il video è la divisione che gli autori fanno delle aree di intervento degli psicoterapeuti in 5 macro categorie. In pratica individuano 5 macro aree in cui si può lavorare come terapia breve, danno dei suggerimenti, sono molto interessanti. Le condivido oggi nel video, magari voi dite poi cosa ve ne pare, come le trovate, con i commenti discutiamo un pochino. La prima macro area è quella delle perdite, losses, che va dal qualunque tipo di perdita, dalla perdita intesa come un lutto, la morte di una persona cara, alla perdita del lavoro, fino a delle perdite esistenziali, come dicono gli autori. L'idea, secondo loro, è che nell'intervento in questo tipo di situazioni bisogna fare quel processo che chiamano regrieving, che non so come tradurlo in italiano, rilutto. Sostanzialmente si tratta di rivivere il lutto, passarci dentro per poi uscirne fuori. Grazie al regrieving si può sbloccare il processo di elaborazione, perché l'assunto di base è che proprio un distacco emotivo e cognitivo, peraltro condiviso anche da altre teorie rispetto al lutto, porti a continuare a viverselo, a portarselo avanti nei mesi o negli anni. Praticamente il regrieving ti permette di riattraversare il lutto, perché l'assunto di base è che proprio l'evitamento e il distacco dagli aspetti emotivi e cognitivi, cosa peraltro condivisa da diverse teorie, è quello che ti porta avanti il lutto, non ti permette di elaborarlo e lo fa perdurare oltre lo stato fisiologico. La seconda macroarea è quella delle asincronie dello sviluppo. È un concetto un po' complesso, però molto molto interessante, perché proprio riguarda tutte quelle situazioni in cui la persona si sente in un certo senso fuori fase rispetto all'età che sta vivendo, perché magari attitudini, comportamenti, ruoli che assume secondo lei, secondo gli altri, secondo le aspettative della realtà in cui vive, del mondo in cui vive, non sono propri, non sono adeguati in sincronia tra di loro. Il suggerimento degli autori in questo caso è proprio quello di andare a individuare dei piccoli obiettivi evolutivi da far raggiungere alla persona, come per continuare, sbloccare o avviare un processo di maturazione che invece la sta tenendo in quel momento fuori fase e che le permette di crescere in un certo senso. Oppure dicono, quando ciò magari si vede per qualche ragione non è possibile, aiutare la persona comunque a vivere una vita piena e soddisfacente pur restando fuori fase. La terza macroarea è quella dei conflitti interpersonali, che possono andare dai conflitti di coppia, conflitti all'interno della famiglia, con i colleghi, con gli altri in generale. Qui si vede pesantemente la mano di Garman, è l'unica macroarea a cui vengono dedicati 2 capitoli. Però è molto interessante, ci sono tanti suggerimenti, anche se vengono divisi per il ciclo di vita della famiglia, quindi a seconda del ciclo di vita in cui, il periodo in cui si trova la persona, in cui si trovano le persone, vengono dati suggerimenti diversi. Quarto macroarea è quella delle rappresentazioni sintomatiche, cioè tutte quelle problematiche in cui il problema principale è il sintomo manifestato. Molto curioso il fatto che gli autori, come suggerimento di trattamento, diano l'utilizzo dell'ipnosi. Spiego
spiegano anche come utilizzarla, danno delle informazioni molto interessanti. Non so se essere totalmente d'accordo, perché a mio parere l'ipnosi, che è validissima e suggerirei a chiunque di apprenderla, non è l'unico trattamento che può essere utilizzato in queste situazioni. Per esempio le prescrizioni paradossali sono molto utili e interessanti. Comunque rimangono i suggerimenti utili per trattare i sintomi, e sicuramente molto molto efficaci. Quinta e ultima macroarea sono i disturbi di personalità. Cosa molto interessante, perché spesso vengono considerati il tallone d'Achille delle terapie brevi, erroneamente peraltro. Questo perché? Perché si pensa che, essendo la personalità una costruzione radicata nel tempo, ampia, che sia strutturata con anni e anni di vita, occorrono anni e anni di terapia, di lunga terapia, per produrre dei cambiamenti. Invece gli autori prendono i concetti che peraltro vengono ripresi da diverse terapie brevi. Prima di tutto dicono si va a lavorare, se necessario, su una delle quattro macro aree, perché così vai a eliminare uno degli altri problemi che in quel momento è il più acuto, il più presente, il più pressante. Dopodiché il lavoro sulla personalità verterà principalmente su A. far vedere e sentire alla persona quali sono i partner disfunzionali di interazione e di percezione che mette in atto. B. fargli vedere e sentire che nuovi partner più funzionali sono possibili. E C. iniziare a fare dei test per andare a modificare quei tipi di pattern. Che dire, libro interessante, veramente utile per formarsi in terapia breve a 360 gradi, sicuramente da integrare con altre letture, ma davvero efficace per avere delle idee per come trattare diverse problematiche in tempi più brevi.